Ben ritrovati, eccoci ancora una volta qua, Mary e il nostro Fly. Allora, oggi siamo qua per parlare di fragranze di inizio autunno. In questo momento che sto registrando siamo a metà di settembre, fra un po' praticamente dovrebbe entrare l'autunno, anche se poi insomma dalle mie parti fa un caldo micidiale, se sembra di stare in Cambogia. Infatti vedete, sono vestita, cioè a dire la verità mi sono messa questo con le maniche a tre quarti, giusto per dare così un certo aspetto praticamente che non è proprio pieno agosto, perché altrimenti mi sarei dovuta mettere in carrozziera. Ecco, perché ho detto, oh, beh, questo video magari lo mandiamo in onda a fine settembre, primi di ottobre, per parlare dell'inizio autunno. Mettermi in canottiera, insomma, sbracciata, mi sembrava un attimino ridicolo, però ecco, fa un caldo micidiale, ecco. E niente, poi magari speriamo che nel momento in cui state guardando questo video, le cose magari si sono evolute in tutt'altra maniera. Io tra l'altro detesto il caldo, cioè l'estate in se stessa mi piace i profumi dell'estate, il cibo che si mangiano d'estate, però detesto questo caldo soffocante. Allora vi svelo una cosa, con il mio vero nome mi sono iscritta praticamente ad un gruppo su Facebook che è contro l'estate. Ecco, adesso non mi va di fare pubblicità, ma non è che inneggiano all'odio per l'estate, in maniera ironica naturalmente, perché ecco, ci mancherebbe. Però ecco, lì magari c'è tanta gente, io osservo solo, raramente commento, però c'è tanta gente che si sfoga, ecco, che parla del caldo, magari non sopporta il caldo per vari motivi, poi si danno consigli, insomma è un gruppo veramente simpatico. Comunque, in attesa dell'autunno vero e proprio, io poi lo adoro l'autunno per i suoi colori soprattutto, no? Con i colori delle foglie che cambiano, no? E ci sono anche profumi. Allora, che cosa vi consiglio per un inizio autunno? Innanzitutto un profumo che già conoscete molto bene, perché ve ne ho parlato sia come profumo estivo sia come profumo autunnale, perché è quello al fico. Poi abbiamo mora, questo qual è? Sì, mora e muschio. Mi confondo perché i colori sono quasi uguali. E poi sempre dell'Olfattory Lab, lavanda. Oh, allora, voi direte fico e la mora quasi quasi ci stanno, ma la lavanda, no, io la vedo, soprattutto questa lavanda, la vedo molto bene. Praticamente anche inizio autunno, però andiamo con ordine. Ecco, allora iniziamo da Fleur de Figuier della Roger Gallet. Gallet, penso, no? Si pronuncia Roger Gallet. Questa è la seconda boccetta d'acquisto ed è uno di quei profumi che adoro. Mi ricordano proprio l'odore della campagna, l'odore del fico, l'albero del fico. E mi ricordano la mia infanzia. Non scendo in particolari perché chi già mi segue da tempo, in altri profumi, in altri video riguardanti proprio Fleur de Figuier, vi ho raccontato un pochino di cose, no? Di questi pomeriggi caldi, anche di fine estate, la campagna dove andavo a giocare da bambina e tutto quanto, insomma. E quindi mi ricorda un po' quel periodo lì, questo profumo in particolare. Mentre invece, perché io ne ho due al fico, anche quello di equivalenza, Last Secret, quello invece no, quello non mi ricorda quel determinato momento. Non ve l'ho presentato, ho preferito presentarvi questo perché lo vedo più indicato per questo periodo, insomma.
Le note di apertura sono mandarino, pompelmo e cumino. Il cumino che io adoro, io adesso il cumino lo sto conoscendo come spezia e lo sto usando molto nell'alimentazione. Nelle salse mi piace molto, ecco, infatti se andate a vedere poi qualche video lo ritroverete. Le note centrali sono fico e foglia di fico, e le note di base nettare di fico, legno di cedro e muschio. Quindi c'è subito questo mandarino, non subito il mandarino. Vi dicevo, questo fico che io mi esprimo sempre dicendo estratto di fico, perché il nettare di fico, perché proprio dalla foglia, avete visto, non so se avete fatto caso, se avete gli alberi insomma di fico, che la foglia a volte lascia non solo la foglia, ma proprio il picciolo proprio dal fico, no? Quel nettare, quel bianco, ecco, io sento quel profumo lì insieme al mandarino. E insieme al muschio. Andiamo a vedere ora la descrizione vera e propria. Allora, questo è esclusivamente un fruttato da donna, però io lo sento talmente tenue che secondo me anche un uomo può indossarlo tranquillamente. È stato lanciato sul mercato nel 2013. Chi l'ha scoperto, chi ha messo insieme tutte queste note, è il francese Francis Cardojan. Le note di testa sono mandarino, pompelmo e cumino, come dicevamo prima, le note di cuore, fico e foglia di fico, le note di base sono nettare di fico, legno di cedro e muschio. Quindi super indicato secondo me per questo periodo di settembre, ecco. Se conoscete, soprattutto di inizio autunno, settembre-ottobre, se conoscete qualche altra fragranza al fico, magari fatemelo sapere. Allora, vedete che non so se si nota, mi tocco spesso perché praticamente sto morendo. Mi sono vestita così, ma sto morendo praticamente. Vabbè, lui è collassato? No, ecco, c'è ancora anche lui. Va bene. Allora, proseguendo invece, vi parlo di lavanda dell'Olfactory Lab. Questa lavanda che, allora, non me la spruzzo perché già ho registrato altri due video e mi sono spruzzata altri profumi. Scusate per i rumori fuori scena, però ecco, non ho l'aria condizionata accesa perché mi è arrivata una bolletta super astronomica. Ora, tengo le finestre aperte per fare un po' di corrente e si sente di tutto e di più. Questa lavanda, allora, è una lavanda molto elegante, molto discreta. Io ero indecisa se acquistarlo o no a suo tempo quando l'ho acquistata, che era primavera, mi sembra, sì, quando è uscita fuori praticamente quest'altre nuove fragranze dell'Olfactory Lab. Ero indecisa e poi alla fine insomma l'ho presa e sono felice perché siccome a me la lavanda piace o non piace, insomma, soprattutto cioè quelli che mettono i rametti di lavanda nella biancheria, no, cioè la sento troppo forte la lavanda. E invece questa è una lavanda mischiata a varie fragranze, tra cui gli agrumi, tra cui praticamente il bergamotto, il mandarino, quindi queste note agrumate, e quindi è una lavanda un pochino più fresca, più frizzante, più portabile. Quindi se come me non amate troppo il profumo di lavanda, io ve la straconsiglio. Non so se ancora all'OVS riuscite a trovarle, da me sono andate tutte a ruba, così come l'ultima linea, quella che vedeva Pamplemousse, Pesca, Cocco e Ribes, anche quelle praticamente sono andate a ruba, non si trovano più. È una lavanda fiorita, vanigliata. Allora, ci sono anche note praticamente di cuore, sono gelsomino,
e lavanda, le note di testa bergamotto e mandarino, le note di cuore, le note di fondo, scusate, invece c'è vaniglia. Quindi è anche una lavanda anche molto dolce. Io ci sento molto il bergamotto, ci sento la lavanda stessa e ci sento la vaniglia. È comunque molto pulita e io la vedo indicata per questo inizio autunno, ecco perché siamo praticamente a mezzo stagione, a mezzo delle stagioni. Non fa né caldo né freddo, quindi sono quelle fragranze che ti rinfrescano ma nello stesso tempo ti riscaldano, no? Perché uno magari autunno-inverno vuoi è un profumo che ti riscaldi, però visto che poi non è che faccia così tanto freddo, allora ci vuole nello stesso tempo qualcosa di rinfrescante. E quale meglio fragranza? Appunto quella della lavanda, ecco, io la vedo super indicata. L'altra fragranza, io mi preparo, ecco, vi faccio vedere, questo l'ho conservato. Il bello di questi profumini del Factory Lab, poi, che nella confezione dietro, nella parte retro, c'è praticamente tutta la piramide olfattiva e quindi niente, praticamente trovi scritto tutto quanto lì, ecco. Se sei indeciso e poi soprattutto se come con l'Olfattory Lab non ci sono i tester, almeno da me, nella mia OVS stanno iniziando a metterli ora che praticamente la collezione è finita, ora che ci sono rimasti 5 profumi in croce praticamente, allora mettono i tester, vabbè, la trovo proprio una sciocchezza, dico mettetelo il tester, poi magari che ne so, ve lo prendete voi dell'OVS, quindi non capisco perché, signor Olfactory Lab, se qualcuno della vostra azienda mi sta ascoltando, rimproverate l'OVS di mettere i tester. Ecco, vediamo se adesso mettiamo in riga qualcuno. Allora, more muschio, le note di testa sono arancia, ribes, rosso, le note di cuore, gelsomino e mora. E le note di fondo muschio e patchouli. Quindi allora non è una mora, conoscete mora, no, quello era un frutti di bosco o mora e ribes, insomma c'è qualcosa dell'ananì, ma c'è anche mora e muschio della Gandini. Allora niente a che vedere con quello, perché è un more muschio un pochino più dolce, ecco, visto che c'è questo patchouli e gelsomino, quindi alla nota di mora del Ribes Rosso gli danno quel tocco un pochino più dolciastro. È una fragranza fruttata fiorita che gioca con il contrasto tra gli accordi di succulenta mora e il radioso muschio bianco. L'accordo di frutti di bosco effervescenti esercita un forte fascino magnetico, mentre nel fondo muschio patchouli e muschio di quercia, tra l'altro, donano tranquillità. In effetti sì, mi danno proprio quella sensazione di benessere, di tranquillità, di pace. Magari se fate meditazione, no? Se fate yoga, spruzzatene un pochino nell'aria oppure lo spruzzate su una candela, su una semplice candelina bianca magari, così si emana questo aroma, eh? Potrebbe essere un'idea. Il prezzo di queste sono sulle 7,90, il prezzo base dello Factory Lab, queste non lo so a quanto sono arrivate. No, non lo so perché sì, è la seconda boccetta, però è un bel po' che la devo acquistare, visto che non so più nella mia zona dove andare ad acquistarle, perché la mia farmacia di riferimento che praticamente vendeva questo marchio non l'ha messa più, cioè praticamente toglie tutto quello che mi piace, la farmacia che ho sotto casa.
ha tolto Roger Gallet, ha tolto Yap Farm, vabbè. Dovrò andare a cercarli con l'anternino. Vabbè. E niente, io mi fermo qua. Sicuramente ci sarà un altro video per quanto riguarda i profumi di inizio autunno e vi parlerò di altre fragranze e vi consiglierò altri profumi. Grazie per avermi seguito. Se non siete iscritti, vi invito a farlo e di sfogliare soprattutto tutte le nostre playlist. Grazie.